Buongiorno a tutti! In questo nuovo video tutorial mostrerò come realizzare questa semplicissima maglia top down che io ho deciso di chiamare maglia girasole. Per quanto riguarda il filato, penso che molti di voi l'avranno già riconosciuto, ho utilizzato quello della Mistrico Filati linea Polinesia. Ho utilizzato quasi tutti i colori, ma mi mancava questo, che è il numero 2 ed è il colore che va dallo sfumato del giallo, il grigio, grigio chiaro, scusate, all'arancio, arancio chiaro, arancio scuro. Vi ricordo che ogni gomitolo è da 100 grammi, misura 330 metri e che è cotone Egitto non mercerizzato. Io per realizzare questa maglia ho utilizzato due di questi gomitoli lavorandoli del tutto con l'uncinetto numero 3. In descrizione vi lascerò il link per poter acquistare sul sito incentrando con i filati, il mio stesso filato anche in altri colori. Vi ricordo che c'è lo sfumato del lilla, lo sfumato del viola, lo sfumato del celeste, lo sfumato del blu, lo sfumato del grigio, lo sfumato del beige. Quindi ci sono veramente molti sfumati che potete usare per realizzare la vostra maglietta. Io, come vi ho detto, ho deciso di optare per questo colore diverso dal solito, almeno diverso dai soliti colori che uso io. Allora, per quanto riguarda la lavorazione, questa è una lavorazione top down, quindi si parte dallo scollo. Vi dico già che secondo me per una taglia M o L non dovete andare ad aumentare lo scollo perché vedete è abbastanza largo. Naturalmente, se lo volete largo come mio, allora andate ad aumentare. Io ho lavorato per 7 giri facendo gli aumenti, poi mi sono fermata e ho continuato solo a lavorare altri 2 giri, quindi l'ottavo e il nono, senza fare più aumenti, mettere il marcatore e poi continuare a lavorare il corpo della maglia. Come potete vedere, le maniche mi sono venute belle sbarazzine, quindi volendo per una taglia M o L, se non volete le maglie così sbarazzine, ma le volete più strette, le maniche più strette, potete non fare più aumenti, quindi fermarmi allo stesso numero di aumenti che ho fatto io, andare a fare più giri, perché secondo me per una taglia M dovete arrivare a fare almeno 11-12 giri prima di mettere i marcatori, e quando metterete i marcatori mettete meno motivi per le maniche e più motivi per il corpo, in modo tale appunto di avere poi lo stesso disegno mio, quindi queste strisce piccole e non che si allarghino ulteriormente, ma avrete poi le maniche più strette e il corpo comunque più largo. Questo naturalmente se, come ho detto, non volete come me queste maniche molto sbarazzine, mettiamola così, ma le volete più strette. Se invece volete sbarazzine, allora in quel caso vi consiglio di fare un giro o 2 giri in più di aumenti. Questo vale sia per la taglia M, naturalmente per la taglia L. Una volta messi i marcatori, vi si va a lavorare sempre lo stesso giro. Io non ho fatto aumenti perché comunque la maglia mi è venuta bella larga, ma se voi volete fare degli aumenti nel video ve lo dico. Ho cambiato l'uncinetto, andando a mettere una catenella in più, ho aumentato le maglie per fare il raggio ancora più largo e fare quindi tipo che sotto mi venga ancora più larga rispetto alla parte sopra. Detto ciò, spero che anche questa maglia vi piaccia, realizzarla, e se è così poi mi raccomando mandatemi le vostre foto o sulla mia pagina Facebook Uncinettando con Elsa o sul gruppo Facebook La libertà di incentare e spruzzare, o potete taggarmi su Instagram dove mi troverete come Elsa Faccio. E naturalmente, se avete acquistato il mio stesso filato tramite la merceria Coletti o Uncinettando con i filati, potete taggarci sia sulla pagina Facebook La merceria Coletti o su Instagram Uncinettando con i filati. E noi, come sempre, ci vediamo poi al prossimo video tutorial. Per realizzare la nostra maglia top down, io ho deciso di utilizzare il filato della Mistrico Filati linea Polinesia, che è 100% cotone Egitto non mercerizzato, e il colore che ho scelto è un colore che solitamente io non amo utilizzare, ma ho deciso di cambiare, quindi sono andata a scegliere questo colore dell'arancione che sfuma nell'arancione chiaro e nel giallo chiaro e scuro. Allora, io ho montato 130 catenelle. La lavorazione che andremo a fare si ottiene su un multiplo di 5 e lavorerò con l'uncinetto numero 3. Mi raccomando, questo è lo scollo e per me 130 maglie, va 130 catenelle, vanno più che bene, ma se voi volete lo scollo più largo potete aumentare di 5, 10, 15, 20 e così via, a seconda di quanto volete lo scollo largo. Per me 130 catenelle vanno più che bene. A questo punto possiamo andare a fare il nostro primo giro, che consiste nel realizzare 3 catenelle che sono la prima maglia alta, una, 2, 3, prendo il filo, rientro nella stessa catenella di base e vado a fare altre 2 maglie alte, una, rientro 2 catenelle, 1, 2, prendo il filo, rientro nella stessa catenella di base e vado a fare altre 3 maglie alte, quindi una, prendo il filo, rientro 2,
prendo il filo, rientro 3 catenella di separazione, salto 4 catenelle di base e ricomincio da capo. Quindi entro nella quinta e realizzo 3 maglie alte, 1 2 3, 2 catenelle, 1 2, rientro altre 3 maglie alte, 1 2 3, catenella di separazione, salto 4 catenelle di base e ricomincio da capo. Facciamo un'ultima volta insieme, entro nella quinta e realizzo 3 maglie alte, 1, rientro 2, rientro 3, 2 catenelle, 1 2, prendo il filo, rientro altre 3 maglie alte, 1 2 3, catenella di separazione, salto 4 catenelle di base e ricomincio da capo. Devo fare questo per tutto il mio primo giro. Sto per terminare il mio primo giro, ho fatto la catenella di separazione, entro nella terza catenella iniziale e vado a fare una maglia bassissima. Secondo giro con delle maglie bassissime, mi porta all'interno dell'archetto di 2 catenelle. E a questo punto realizzo 3 catenelle che sono la mia prima maglia alta, quindi 1 2 3, prendo il filo, rientro e vado a fare altre 2 maglie alte, 1 2, 2 catenelle, 1 2, prendo il filo, rientro e vado a fare altre 3 maglie alte, 1, prendo il filo, 2, prendo il filo, 3, 3 catenelle, 1 2 3, e ricomincio da capo. Quindi prendo il filo, vado nell'archetto del ventaglietto successivo di 2 catenelle, realizzo 3 maglie alte, 1 2 3, 2 catenelle, 1 2, prendo il filo, rientro altre 3 maglie alte, 1 2 3, 3 catenelle, 1 2 3, e ricomincio da capo. Un'ultima volta insieme, entro nell'archetto di 2 catenelle, realizzo 3 maglie alte, 1 2 3, 2 catenelle, 1 2, prendo il filo, rientro altre 3 maglie alte, 1 2 3, 3 catenelle, 1 2 3, e ricomincio da capo. Devo fare questo per tutto il mio secondo giro. Sto terminando il secondo giro, ho fatto le 3 catenelle, entro nella terza catenella iniziale e vado a fare una maglia bassissima. Terzo giro con delle maglie bassissime, mi porta all'interno dell'archetto di 3 catenelle, di 2 catenelle, e vado a fare di nuovo il mio ventaglio. Quindi 3 catenelle che sono la mia prima maglia alta, 1 2 3, rientro altre 2 maglie alte, 1 2, 2 catenelle, 1 2, rientro altre 3 maglie alte, 1 2 3, catenella di separazione, prendo il filo, vado nella seconda delle 3 maglie delle 3 catenelle, entro e vado a fare una maglia alta, catenella di separazione, ricomincio da capo. Quindi entro nell'archetto di 2 catenelle, vado a fare il mio ventaglio, quindi 3 maglie alte, 1 2 3, 2 catenelle, 1 2, rientro altre 3 maglie alte, 1 2 3, catenella di separazione, vado dove ho la seconda delle 3 maglie delle 3 catenelle e realizzo una maglia alta, catenella di separazione, ricomincio da capo. Facciamo un'ultima volta insieme, entro nell'archetto di 2 catenelle, realizzo 3 maglie alte, 1 2 3,
2 catenelle, 1, 2, prendo il filo, rientro, altre 3 maglie alte, 1, 2, 3, catenella di separazione, prendo il filo, entro nella seconda delle 3 catenelle e realizzo una maglia alta, catenella di separazione, ricomincio da capo. Devo fare questo per tutto il mio terzo giro. Sto per terminare anche il mio terzo giro, ho fatto la catenella, entro nella terza catenella iniziale e vado a fare una maglia bassissima. Quarto giro con delle maglie bassissime mi porta all'interno dell'archetto di 2 catenelle. E di nuovo vado a fare il mio ventaglio, quindi 3 catenelle che sono mia prima maglia alta. 1, 2, 3. Prendo il filo, rientro, altre 2 maglie alte. 1, 2. 2 catenelle, 1, 2, rientro, altre 3 maglie alte, quindi 1, 2, 3. Catenella di separazione, prendo il filo, vado dove ho la maglia alta e realizzo 2 maglie alte, quindi 1 e rientro 2. Catenella di separazione e ricomincio da capo, quindi entro nell'archetto di 2 catenelle e realizzo 3 maglie alte. 1, 2, 3, 2 catenelle, 1, 2, rientro altre 3 maglie alte, 1, 2, 3, catenella di separazione, prendo il filo, vado dove ho la maglia alta, realizzo 2 maglie alte, 1 e rientro 2. Catenella di separazione, ricomincio da capo. Devo fare questo per tutto il quarto giro. Facciamo un'ultima volta insieme. Entro nell'archetto di 2 catenelle, realizzo 3 maglie alte. 1, 2, 3. 2 catenelle, 1, 2, rientro altre 3 maglie alte. 1, 2, 3. Catenella di separazione, prendo il filo, vado dalla maglia alta e realizzo 2 maglie alte, 1 e rientro 2. Catenella di separazione, ricomincio da capo. Faccio questo per tutto il mio quarto giro. Sto per terminare anche il quarto giro, ho fatto la catenella di separazione, entro nella terza catenella iniziale e vado a fare una maglia bassissima. Quinto giro. Come sempre con delle maglie bassissime mi porta all'interno del ventaglietto e vado a fare il mio ventaglio, quindi 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, rientro dentro e vado a fare altre 2 maglie alte, 1, 2, 2 catenelle, 1, 2, rientro altre 3 maglie alte, quindi 1, 2, 3. Catenella di separazione, vado dove ho la prima maglia alta del gruppo di 2 e vado a fare una maglia alta. Catenella di separazione, vado nella seconda maglia alta e realizzo una maglia alta. Catenella di separazione, ricomincio da capo. Quindi entro nell'archetto di 3 catenelle e di 2 catenelle realizzo 3 maglie alte. 1, 2, 3. 2 catenelle, 1, 2, rientro, altre 3 maglie alte, 1, 2, 3. Catenella di separazione, vado dove ho la prima delle 2 maglie alte, realizzo una maglia alta. Catenella di separazione, vado dove ho la seconda maglia alta e realizzo una maglia alta. Catenella di separazione, ricomincio da capo. Facciamo un'ultima volta insieme, quindi entro nell'archetto di 2 catenelle e realizzo 3 maglie alte. 1, 2, 3. 2 catenelle, 1, 2, rientro altre 3 maglie alte. 1, 2, 3. Catenella di separazione, vado dove ho la prima delle 2 maglie alte, realizzo una maglia alta. Catenella di separazione, entro nella maglia alta successiva, realizzo una maglia alta.
catenella di separazione e ricomincio da capo. Devo fare questo per tutto il mio quinto giro. Sto per terminare anche il quinto giro, ho fatto la maglia alta e la catenella, entro nella terza catenella iniziale e vado a fare una maglia bassissima. Sesto giro, con delle maglie bassissime mi porto all'interno dell'archetto di 2 catenelle e rifaccio il mio ventaglio, quindi 3 catenelle che sono mia prima maglia alta, 1, 2, 3, rientro altre 2 maglie alte, 1, 2, 2 catenelle, 1, 2, rientro altre 3 maglie alte, 1, 2, 3. Catenella di separazione, prendo il filo, vado dove ho la maglia alta, realizzo una maglia alta. Vado all'interno dell'archetto di una catenella, realizzo una maglia alta. Catenella di separazione, rientro nella catenella e vado a fare una maglia alta. Una maglia alta sopra la maglia alta. Catenella di separazione e ricomincio da capo. Scusate. Quindi vado nell'archetto di 2 catenelle, realizzo il mio ventaglio e vado a fare 3 maglie alte, 1, rientro 2, rientro 3, 2 catenelle, 1, 2, rientro altre 3 maglie alte, 1, 2, 3, catenella di separazione, vado dove ho la prima maglia alta e realizzo una maglia alta. Entro nell'archetto di una catenella e realizzo una maglia alta. Catenella di separazione, rientro e vado a fare una maglia alta. Una maglia alta sopra la maglia alta. Catenella di separazione e ricomincio da capo. Un'ultima volta insieme. Vado nell'archetto di 2 catenelle e realizzo 3 maglie alte. 1, 2, 3. 2 catenelle, 1, 2, rientro altre 3 maglie alte, 1, 2, 3. Catenella di separazione, vado dove ho la maglia alta, realizzo una maglia alta. Vado all'interno dell'archetto di una catenella e realizzo una maglia alta. Catenella di separazione, rientro un'altra maglia alta. Una maglia alta sopra la maglia alta, catenella di separazione e ricomincio da capo. Devo fare questo per tutto il mio sesto giro. Sto per terminare anche il sesto giro, entro nella terza catenella iniziale e vado a fare una maglia bassissima. Settimo giro, con delle maglie bassissime mi porto all'interno dell'archetto di 2 catenelle e vado a realizzare 3 catenelle che sono mia prima maglia alta. Rientro altre 2 maglie alte, 1, 2, 2 catenelle di separazione, 1, 2, rientro altre 3 maglie alte, 1, 2, 3, catenella di separazione, vado a fare una maglia alta sopra ognuna delle 2 maglie alte, quindi una maglia alta successiva, 2. Una maglia alta all'interno dell'archetto di una catenella, catenella di separazione, prendo il filo, rientro un'altra maglia alta, una maglia alta sopra la maglia alta, sopra la prima maglia alta, scusatemi, una maglia alta sopra la seconda maglia alta, catenella di separazione, ricomincio da capo, quindi vado nell'archetto di 2 catenelle e realizzo 3 maglie alte, una, 2, 3, catenelle, 2 catenelle di separazione, 1, 2, rientro altre 3 maglie alte, 1, 2, 3, catenella di separazione, vado dove ho la prima maglia alta, realizzo una maglia alta, prendo il filo, vado alla maglia alta successiva, realizzo una seconda maglia alta. Prendo il filo, vado all'interno dell'archetto di una catenella e realizzo una maglia alta. Catenella di separazione, rientro un'altra maglia alta. Una maglia alta sopra la prima maglia alta.
una maglia alta sopra la seconda maglia alta, catenella di separazione, ricomincio da capo. Devo fare questo per tutto il mio settimo giro. Termino il settimo giro dopo aver fatto la catenella, entrando nella terza catenella iniziale facendo una maglia bassissima. Allora, io come aumenti mi fermo qui, ma voglio spiegare a chi ha bisogno di allargare ulteriormente la maglietta come fare. Adesso noi andremo a fare il ventaglietto. Io vi farò vedere come fare per non fare più aumenti, ma vi spiegherò anche cosa dovete fare se dovete fare qualche ulteriore aumento. Quindi, ottavo giro con delle maglie bassissime. Vado all'interno dell'archetto di 2 catenelle e vado a realizzare il mio ventaglio, quindi 3 catenelle che sono la prima maglia alta, rientro altre 2 maglie, 1 e 2, 2 catenelle di separazione, rientro altre 3 maglie alte, 1, 2 e 3. Catenella di separazione, vado qui. Allora, io non devo fare più aumenti, quindi vado a fare una maglia alta sopra ognuna delle 3 maglie alte, quindi una, vado sulla successiva 2, vado sulla successiva 3, catenella di separazione e vado direttamente dove ho le 3 maglie alte successive, andando a fare una maglia alta sopra ogni maglia alta, quindi una, 2 e 3. Questo è per chi non deve fare più aumenti. Chi invece deve fare ulteriori aumenti, dopo aver fatto la terza maglia alta, va nell'archetto, fa una quarta maglia alta, catenella di separazione, rientra e fa una maglia alta e poi vado a fare una maglia alta sopra le 3 maglie alte, in modo tale da 3 a passare a 4 maglie alte. Questo è per chi deve fare un ulteriore aumento. Dopo, nel giro successivo, quando non dovrà fare più aumenti, dovrà fare 4 maglie alte, una sopra ognuna delle 4 maglie alte del giro precedenti, una catenella e di nuovo 4 maglie alte, una sopra ognuna delle 4 maglie alte del giro precedente. Quindi ripetiamo, questo è per chi non deve fare più aumenti, come me. Per chi deve fare gli aumenti, deve andare a fare 4 maglie alte, catenella di separazione, 4 maglie alte e poi continua. Naturalmente, se avete bisogno di allargare ulteriormente, da 4 maglie alte al giro successivo passerete a farne 5. Però ripeto, questo è solo per chi deve aumentare. Per chi come me non deve più aumentare, va a fare semplicemente 3 maglie alte, catenella di separazione, 3 maglie alte, catenella di separazione e si ricomincia da capo. Quindi ventaglietto, quindi 3 maglie alte, 1, 2, 3, 2 catenelle, di nuovo 3 maglie alte, 1, 2, 3, catenella di separazione, una maglia alta sopra ogni maglia alta, quindi una maglia alta successiva, 2 maglia alta successiva, 3, una maglia alta all'interno dell'archetto di una catenella, scusatemi, no, io non devo fare più aumenti, stavo facendo aumento, quindi 3 maglie alte, catenella di separazione, vado una maglia alta del gruppo di 3 e vado a fare la mia prima maglia alta, successiva seconda maglia alta, successiva terza maglia alta. Questo perché io non devo fare più aumenti. Catenella di separazione e ricomincio da capo. Vedete, quindi la lavorazione che viene fuori è questa qui. Io adesso, questo è il mio ottavo giro, continuerò a fare sempre lo stesso giro fino ad arrivare a dover mettere i marcatori e naturalmente vi dirò quante volte ho ripetuto il giro. Poi vi farò vedere come mettere i marcatori e come andare a continuare la lavorazione. Allora, io sono già passata a mettere i marcatori, ho ripetuto il giro fino ad arrivare a un totale di 9, quindi ho ripetuto il mio ottavo giro un'altra volta e sono arrivata a 9 e ho potuto già mettere i marcatori. Per mettere i marcatori sono andata a contare le mie strisce di 3 maglie alte separate da 2 catenelle e ne ho un totale di 26. Per poterla avere stretta intorno, diciamo, al corpo e larga alle braccia, sapete che a me piace quando è ondulato qui intorno alle braccia, ho fatto in questa maniera. Sono andata a mettere, per quanto riguarda le braccia, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 punte, andando a mettere il marcatore dopo la sesta, dopo la settima, scusate, ne avete quindi 3 avanti, 3 dietro e una qui di lato, e quindi dopo, dove ho le mie strisce di 3 maglie alte, una catenella e 3 maglie alte, sono andata a mettere il marcatore all'interno, sia avanti che dietro, di una dove ho la catenella. Stessa cosa da quest'altro lato, una punta qui sul davanti,
3 punte, 2, 3 davanti e 3 dietro, e sono andata a mettere il marcatore dove ho la catenella di separazione tra i due gruppi di 3 maglie alte, sia avanti che dietro. Questo significa che io nel corpo ho 1, 2, 3, 4, 5, 6 punte di 3 maglie alte avanti, 6 dietro. Se voi volete il corpo più grande, quindi le maniche un po' più piccole, spostate una punta da entrambe le maniche sul davanti, in modo tale da avere 6 punte invece che 7 per manica, e quindi 7 punte avanti e 7 punte dietro. Una volta messi i marcatori, ho fatto in modo di non spezzare il filo, ma di trovarmi direttamente dove ho il primo, quasi dove ho il primo marcatore, in modo da far vedere come passare subito dalla parte dietro alla parte avanti. Scusate, la parte avanti alla parte dietro. Mi avvicino con la telecamera così potete vedere bene. Allora, vado a lavorare normalmente facendo le mie 3 catenelle che mi servono, 3 maglie bassissime che mi servono per arrivare all'interno del ventaglio, e vado a fare il mio ventaglio. Quindi 3 catenelle sulla mia prima maglia alta, rientro altre 2 maglie alte, 2 catenelle, rientro altre 3 maglie alte, quindi 1, 2, 3. Catenella di separazione, e vedete qui ho già il mio marcatore, e quindi vado a fare una maglia alta sopra ognuna delle 3 maglie alte che ho da questa parte, quindi 1, 2, 3. Catenella di separazione, salto il marcatore, vado direttamente nella parte dietro, vedete, quindi qui ho la manica, vado qua e vado a fare direttamente una maglia alta sopra ogni maglia alta, per un totale quindi di 3 maglie alte, nel mio caso 3, se voi avete fatto degli aumenti ve ne trovate o 4 o 5, e poi vado a lavorare normalmente. Quindi catenella di separazione, entro dentro il ventaglio e vado a fare il mio ventaglio, continuo a lavorare normalmente fino ad arrivare di nuovo all'altro marcatore, vi farò vedere come passare di nuovo dalla parte dietro alla parte avanti. Poi questo è il giro che andremo sempre a ripetere. Naturalmente, se voi avete bisogno poi di allargare o di stringere, o cambiate uncinetto o andate ad aumentare di nuovo le maglie alte qui, invece di farne 3 o 4 come 3 o 4 andate a fare 5, oppure potete, come vi ho detto, cambiare uncinetto, o se invece dovete allargare di poco potete fare una cosa, aumentare le catenelle di separazione tra il ventaglio e le maglie alte, invece di farne una ne potete fare tipo 2, in modo tale da aumentare lo stesso. Detto ciò, io adesso continuo e ci vediamo quando sono arrivata al secondo marcatore. Sono quasi arrivata al mio, cioè sono arrivata dove ho il mio secondo marcatore, scusate, mi aggiusto un po'. Ecco, e vado a fare quindi di nuovo una maglia alta sopra ognuna delle 3 maglie alte che ho dal dietro, quindi 1, 2, 3. Catenella di separazione, salto lo scalfo della manica, giro dove torno sul davanti e vado a fare una maglia alta sopra la maglia alta in questa maniera. E continuo a lavorare poi normalmente il mio giro, quindi catenella di separazione, vado dove ho il ventaglio e vado a fare la mia maglia alta, il mio ventaglio, scusatemi. Quindi continuiamo in questa maniera, continueremo a lavorare poi lo stesso giro fino ad arrivare alla lunghezza desiderata. Io naturalmente vi dirò quante volte quanto è venuto lunga la mia maglia, o se poi vedo quasi quasi la trasformo in un vestito, sono un po' indecisa, però naturalmente vi farò sapere quante volte, quanto mi è venuta lunga, se sono andata a fare degli aumenti, come li ho fatti, se cambiando uncinetto, se facendo qualche aumento di catenella o qualche aumento di maglia alta. Dunque, io ho terminato la maglietta, ho ripetuto il giro per arrivare alla lunghezza dallo scalfo fino a giù di 44 cm. Alla fine, visto che mi era avanzato un po' di cotone, invece di fare l'ultimo giro ho fatto una sorta di bordino. Molto semplice, ve lo spiego subito. E sono andata a fare un ventaglio in ogni ventaglio e un ventaglio nella seconda delle 3 maglie alte di ogni striscia. Quindi vedete, qui ho la seconda maglia alta e sono andata a fare il mio ventaglio. Quindi 3 maglie alte, 2 catenelle,
catenelle 3 maglie alte. Non ho fatto alcuna catenella di separazione, sono andata direttamente nella seconda delle 3 maglie alte successive, ho fatto il ventaglio e poi di nuovo ventaglio nel ventaglio, questo per rifinire la parte di sotto. Un'ora ho fatto la stessa cosa alle maniche, perché comunque il filato mi era finito e poi la manica è comunque molto ondulata, quindi non c'è bisogno del bordino. Detto ciò, quindi la mia maglia top down è terminata.